Buonasera cari telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Da oggi, lunedì 26 aprile, quasi tutta l'Italia torna in zona gialla. Si cominciano infatti ad allentare le restrizioni anti-Covid e a riaprire una serie di attività come bar, ristoranti o cinema e teatri. Nelle zone arancioni e rosse le regole non cambiano, ma in area gialla arrivano una serie di novità. In primis il via libera agli spostamenti, senza bisogno di autocertificazione, tra le regioni in questa fascia, che sono per lo più la maggior parte. Rimane in zona rossa infatti una sola regione, la Sardegna, mentre in arancione restano Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. Tutte le altre, quindi Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto, da oggi sono in zona gialla. Vediamo cosa cambia in queste regioni e cosa effettivamente può riaprire. In zona gialla tornano a riaprire bar e ristoranti, potranno però farlo solo quelli che dispongono di tavolini all'aperto. Per riaprire al chiuso bisognerà aspettare ancora almeno fino al 1° giugno, secondo quanto stabilito dalla roadmap del governo. Nel frattempo, tuttavia, da oggi potranno riaprire bar e ristoranti all'aperto e dunque potranno lavorare sia a pranzo che a cena, sempre nel rispetto del coprifuoco che è confermato e scatta sempre dalle ore 22 fino alle 5. Riaprono anche i cinema, i teatri e le sale da concerto con una capienza ridotta al 50% e un massimo di spettatori consentiti che non va comunque oltre le 1.000 persone all'aperto e le 500 al chiuso. Bisognerà rispettare comunque il distanziamento tra i posti che saranno assegnati tramite previa prenotazione. Sarà sempre ovviamente obbligatorio indossare le mascherine. Passiamo dunque alla situazione contagi in Italia. Il bollettino di aggiornamento della curva dei contagi nel territorio nazionale nelle ultime 24 ore, divulgato dal Ministero della Salute, registra 8.444 nuovi contagi su 145.819 tamponi, 301 i morti in 24 ore. Il rapporto positivi tamponi sale al 5,8%, scendono di 13 unità le terapie intensive occupate con 132 ingressi in 24 ore, mentre sono 27 in meno i ricoveri ordinari. Diversa invece la situazione in Campania, come divulgato dall'unità di crisi regionale, i positivi del giorno sono 1.282, di cui asintomatici 796 e sintomatici 486. I tamponi molecolari del giorno sono stati 11.364 e antigenici 1.927. I deceduti sono stati 58, dei quali 38 nelle ultime 24 ore, 20 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Si giunge dunque ad un totale deceduti di 6.268. I guariti invece sono stati 1.836, per un totale guariti 286.223. Per quanto riguarda invece il report posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili, come noto, sono 656, mentre quelli occupati 141. I posti letto di degenza disponibili, come noto, sono 3.160, mentre quelli occupati 1.527. Aggiornamento in Campania anche per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni. Dall'unità di crisi regionale complessivamente si sa che sono stati vaccinati con la prima dose 1.119.570 cittadini. Di questi 425.009 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state in totale 1.544.579. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste, ferme al momento come fasce d'età over 60, mentre restano attive tutte le altre categorie disponibili. È notizia di poche ore fa la sottoscrizione in Campania di un protocollo d'intesa per la campagna vaccinale nei luoghi di lavoro. A firmarlo, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, i rappresentanti di sindacati Confindustria e ASL. A parlare della campagna vaccinale, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una visita all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli. Se pensiamo di fare la ricreazione, se non abbiamo comportamenti responsabili, ci giochiamo l'estate, ha dichiarato. Ascoltiamo dunque un estratto. La Lega dovrebbe dire come si contrasta l'epidemia nei luoghi di assembramenti. Io, per esempio, sono per consentire l'apertura dei ristoranti di sera fino alle 23 e consentire il rientro dei clienti fino alle 23:30.
avendo i clienti la ricevuta fiscale da esibire alle forze dell'ordine che controllano il territorio. Non è lì, a mio parere, che si determina l'esplosione del contagio, ma nella movida incontrollata, quando hai migliaia di persone senza mascherina che si trasmettono il contagio. Per quello che ci riguarda, stiamo facendo una cosa unica in Italia. La prossima settimana credo che distribuiremo 250.000 tessere di vaccinazione, la card della regione, che certificherà l'avvenuta vaccinazione, cioè l'assunzione delle due dosi. E quindi chi sarà in possesso di questa card potrà circolare liberamente e andare nei ristoranti, cinema, teatri, anche al di là delle quote stabilite. Mi pare una cosa molto importante. Si tratta della green card che sarà distribuita a livello nazionale? Si tratta della green card di cui parlano in Europa, di cui parlano in Italia e che a Napoli è già stata realizzata. Non lo troveremo scritto sui giornali, ovviamente. Mi è capitato di vedere una settimana fa un grande quotidiano nazionale che riproduceva una foto con la green card della regione Campania, ma senza spiegare che era quella della regione. Vabbè, lasciamo perdere, sapete come funziona ormai. Soltanto quella card, insomma, per i cittadini campani? Assolutamente, è più che sufficiente quella card, anche perché è estremamente sofisticata. È una card che tiene conto dei problemi della privacy, che contiene un microchip sul retro che, avvicinato a un cellulare, consente di avere tutte le informazioni della piattaforma digitale della Regione Campania. Quando è stato vaccinato, se è stato vaccinato innanzitutto, quando, e consente di avere anche altri servizi. Sulla card si può trasferire anche l'abbonamento, per esempio, di Unico Campania. Mi pare una bella ulteriore prova di efficienza in una regione che è all'avanguardia in Italia per il Covid. Vorrei che arrivasse a chi ci ascolta questo dato. I due dati che misurano la gravità del Covid sono semplicemente le occupazioni di terapie intensive e il numero dei decessi. Tutti gli altri dati sono manipolabili. Da questo punto di vista la Regione Campania è la regione che ha il numero più basso di accessi in terapia intensiva e il numero più basso di decessi per Covid. Dunque, nonostante la carenza di vaccini, nonostante 15.000 dipendenti in meno, siamo la regione all'avanguardia nella battaglia contro il Covid. Ovviamente dobbiamo continuare e non rilassarci. Almeno 7,6 milioni di alunni sono tornati in classe, circa l'89,5% della popolazione scolastica. La variabilità riguarda le superiori, ma in ogni caso si registrerà un significativo incremento rispetto ai 6 milioni 850 alunni, dunque l'80,5% a scuola, nella settimana che si sta concludendo. L'ultimo provvedimento del governo infatti prevede che in zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie sono da oggi tra i banchi, mentre per le superiori la presenza sarà almeno al 70% e fino al 100%. In zona rossa saranno tutti presenti fino alla terza media, mentre alle superiori l'attività in classe si svolgerà almeno al 50%. Il problema che lamentano molti dirigenti scolastici delle scuole superiori è quello di riuscire a conciliare la presenza di almeno 20-25 ragazzi in aula. In alcuni casi, soprattutto nelle grandi città, i numeri sono ancora più alti e le aule molto spesso più piccole. Con le norme del Comitato Tecnico Scientifico sul distanziamento e con i protocolli per la sicurezza siglati nei mesi scorsi. A Napoli, per esempio, non tutte le scuole superiori riporteranno in aula la quasi totalità degli studenti. Diverse scuole superiori hanno deciso infatti di mantenere in presenza il 50% degli studenti. Decisione presa anche in virtù dell'ordinanza emessa dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che consente ai dirigenti scolastici di attestarsi al 50% della didattica in presenza, qualora risulti incompatibile l'applicazione delle linee guida del DM numero 39 del 2020. Continuano i controlli anti-Covid da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per un totale di 186 sanzioni. I militari sono stati impiegati nelle zone dello Struscio cittadino. In azione anche i carabinieri del Reggimento Campania. Sanzionati 32 cittadini per inosservanza delle norme previste per il contenimento del fenomeno epidemico, che si aggiungono alle 154 sanzioni contestate questo weekend. Il servizio continuerà per tutta la giornata ponendo attenzione
attenzione anche alla fascia oraria notturna. Sono stati infatti organizzati dei posti di controllo nelle piazze e nelle strade principali, con presenze fisse dei militari nelle zone maggiormente a rischio per eventuali assembramenti, e carabinieri a piedi che passeggiano tra la gente, pronti ad intervenire e a fornire eventualmente soccorso a chi ne necessita. 5 persone ritenute appartenenti al gruppo camorristico Sorianiello sono accusate a vario titolo di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi, oltre che detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravati anche dal metodo mafioso. Sono stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e del Reparto Territoriale di Mondragone, in provincia di Caserta. Le indagini, coordinate dalla DDA, hanno fatto luce sull'agguato scattato a Castelvolturno, in provincia di Caserta, il 10 settembre del 2020, durante il quale vennero uccisi 2 uomini. Il primo coinvolto nella sottrazione di una busta di sostanze stupefacenti, marijuana e cocaina, per un valore sul mercato di circa 40.000 euro, droga destinata a rifornire la piazza di spaccio della 99, così chiamata perché è l'omonimo del complesso abitativo del rione Tradiano. Il secondo è estraneo invece alla vicenda. La spedizione punitiva era stata architettata per coprire i 2 uomini con i quali Sorianiello avevano stipulato un patto, il pagamento di 2.000 euro per la restituzione della droga. I 2 però si rifiutarono di consegnare la busta prima di avere tra le mani la somma di denaro richiesta. Fu così che il gruppo criminale decise di punirli con un raid, durante il quale vennero sparati numerosi colpi di pistola. A farne le spese fu anche un altro uomo. Un 25 aprile di cordoglio, ricordo e commozione ieri a Somma Vesuviana, dove sono ben 8 gli antifascisti ricordati, 7 le strade intitolate e una lapide. Le strade sono intitolate a Don Menzioni, Turati, Amendola, Gramsci, Matteotti e Gobetti. E poi ci sono i 2 antifascisti locali, di cui uno è Gino Auriemma e l'altro Ferdinando Aliperta, che è stato anche un partigiano combattente. Ad Aliperta è dedicata una lapide in presenza della nipote. Ascoltiamo le voci dei protagonisti. L'importanza della giornata di oggi è il rivedere finalmente questi ragazzi stare insieme e iniziare a vivere un nuovo percorso, un percorso fatto di meno limitazioni per la pandemia, un percorso di rinascita importante. Però la giornata della libertà quest'anno ha un valore particolare. Noi ricordiamo i nostri partigiani, ricordiamo i nostri combattenti antifascisti che hanno dato la loro vita per le nostre libertà. Le libertà di oggi sono frutto del sacrificio dei nostri uomini, di tanti cittadini sommersi. Noi abbiamo 8 strade dedicate a questi cittadini, 7 strade e una lapide commemorativa per i nostri combattenti, per i nostri eroi che ci hanno portato oggi ad avere le nostre libertà. Ringrazio particolarmente l'amministrazione comunale di Somma Vesuviana, che è stato molto sensibile all'invocazione, alla manifestazione che ha organizzato l'ANPI nazionale, che quest'anno ha dedicato il 25 aprile alle strade della liberazione. Siccome noi a Somma abbiamo 8, veramente 7 strade dedicate ad antifascisti nazionali che hanno combattuto e alcuni si sono anche immolati per donare la libertà agli italiani, più una lapide di un partigiano che è caduto in Valle d'Aosta, allora stamattina ricordiamo gli 8 antifascisti che ovviamente richiamano il nome di Don Minzoni, di Gobetti, di Turati, di Gramsci, di Matteotti, di Giovanni Amendola, e ovviamente poi i 2 antifascisti locali, uno è Gino Auriemma e l'altro è Ferdinando Aliperta, che oltre ad essere antifascista è stato anche partigiano combattente ed è caduto sul campo a Dissogne in Val d'Aosta. C'è anche una lapide che lo ricorda e i suoi resti mortali che riposavano in quel cimitero sono stati traslati a Somma Vesuviana qualche anno fa per una degna sepoltura nella terra natia. Questo è un momento che non bisogna soltanto ricordare, quello della liberazione, ma è un momento che bisogna far rivivere in tutti i modi possibili, perché liberazione non significa soltanto liberazione dai nazifascisti, ma significa anche immaginare un universo
immaginare un mondo migliore, dove trionfi la giustizia, dove trionfi l'eguaglianza, dove trionfino tutti i sentimenti positivi dell'uomo. E noi siamo ancora in una liberazione incompiuta, purtroppo. Basta guardarci attorno per vedere quello che succede. L'ultima cosa sono stati gli oltre 100 migranti che sono morti nel Mediterraneo poche ore fa. E allora ricordare questa giornata con i giovani, con gli studenti, nella fattispecie negli studenti di Somma Vesuviana, significa mettere una pietra per la costruzione di un futuro migliore, perché i giovani sono la speranza di futuro. Ci spostiamo ora a Caserta con il consueto aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro, con il bollettino diramato dall'ASL locale attraverso il proprio sito ufficiale. Nel primo bollettino della settimana sono 245 i nuovi positivi, cui si aggiungono 8 vittime e 237 guariti, per un saldo complessivo che resta invariato rispetto al bollettino domenicale. I tamponi elaborati sono stati 1.647, per un tasso di incidenza in netta risalita che sfiora circa il 15%, per la precisione il 14,88%. Per quanto riguarda invece le singole città, Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 468 positivi, seguita da Maddaloni con 432 e Marcianise con 427. Per quanto riguarda invece la cronaca nostrana, 5 persone accusate di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravati dal metodo mafioso sono state tratte in arresto dai carabinieri di Napoli e Marcianise. Secondo quanto rende noto l'ANSA, le indagini hanno fatto luce sull'agguato del 10 settembre 2020 a Castel Volturno, durante il quale venne uccisa una persona e ferita un'altra. La spedizione punitiva nei confronti del cittadino nigeriano è partita perché insieme ad un collega era stato stipulato un accordo con il clan relativo al pagamento di 2000 euro in cambio di restituzione di droga. I due nigeriani si rifiutarono di consegnare la busta con i soldi prima di avere il denaro. Così, come si legge sull'ANSA, il gruppo criminale ha deciso di punirli con il succitato raid, nel quale vennero esplosi molteplici colpi d'arma da fuoco. Nel corso della notte a Bairano Patenora, in via Risorgimento 10, ignoti malviventi, giunti con un furgone, dopo aver forzato la serranda di un bar tabacchi, si sono introdotti all'interno del locale asportando stecche di sigarette da varie marche e la somma contante di 500 euro presente nel registratore di cassa. I militari dell'arma, intervenuti sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato attrezzi atto allo scasso. Le immediate ricerche diramate dalle pattuglie sul territorio hanno consentito di individuare, poco più tardi, nel comune di Liberi, il furgone cassonato con due soggetti a bordo, che transitava a forte velocità. Costoro, alla vista dei militari dell'arma, hanno immediatamente arrestato la marcia del veicolo, dandosi alla fuga a piedi nelle circostanti campagne, facendo perdere quindi le loro tracce. Il furgone, sottoposto a sequestro, è poi risultato essere denunciato e rubato presso la stazione di Pietramelara. All'interno del mezzo, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori attrezzi atti allo scasso. Concludiamo come di consueto con lo sport, Serie C, Girone C, brutta sconfitta della casertana che cade al Massimino di Catania per 3-0 e rimanda il primo match point playoff a mercoledì, quando assisterà da spettatrice al recupero della gara tra Turris e Cavese. Al termine dell'incontro l'analisi consueta di Mister Guidi e Del Grosso e li ascoltiamo in conferenza stampa. Ma è stata una partita dove l'avversario ci è stato superiore, abbiamo trovato... Secondo me, dopo la Ternana, la squadra più forte del campionato, per come si è espressa oggi. Una squadra che ha fisicità, tecnica, dinamismo, ha occupato benissimo gli spazi, ha giocato con buona intensità. Insomma, un Catania totalmente diverso rispetto a quello che avevamo trovato a dicembre e che ora, come già si era notato da quando è arrivato Mister Baldini in panchina, è un altro Catania. È molto più squadra e oggi ci sono stati superiori. Noi chiaramente andiamo sempre ad analizzare sempre quello che non è andato, ma molte volte dobbiamo anche riconoscere i meriti e la bravura degli avversari. Noi anche quando siamo andati in forte impressione sono usciti con abilità tecniche, hanno vinto i duelli,
E soprattutto quando noi abbiamo sviluppato, se non lo facevamo a grandissime velocità, loro arrivavano con grandissima violenza, con grande intensità nella pressione, nel pressing. Cioè oggi il Catania si è dimostrata una squadra più forte di noi, ha vinto meritatamente. Poi al di là degli episodi, che ci sono stati degli errori individuali che ci sono costati gol, però dobbiamo dare secondo me molti più meriti agli avversari piuttosto che dei meriti nostri, perché abbiamo trovato un Catania che, se continua a giocare così, secondo me è una che può dire la sua veramente ai playoff per vincerli, perché ho visto una squadra. Beh, assolutamente, Catania merita gli avversari, perché veramente abbiamo trovato una squadra ben organizzata, di qualità, una squadra che adesso sta anche bene fisicamente, ed è forse la squadra che mi ha impressionato insieme di più insieme alla Ternana. Siamo arrivati alla fine, quindi è giusto anche dare merito agli altri. Sicuramente abbiamo peccato di qualche ingenuità, e questo purtroppo fa parte, come continuo a dire, di un percorso di crescita, quando hai comunque una squadra che è una squadra molto giovane, una squadra che si sta giocando comunque un ingresso importante. È normale che purtroppo si commettono degli errori di emotività, diciamo anche. Non si è espressa come di solito fa, e sicuramente dobbiamo farne tesoro, cercando di riazzerare subito e cercare di preparare una settimana importante, perché può anche essere che già da martedì o mercoledì, non so quando gioca mercoledì, possiamo avere una bella notizia dell'ingresso ai playoff. Quindi ci dobbiamo preparare, non abbiamo ancora la certezza, però un grosso merito va anche a noi, che abbiamo fino alla fine fatto un campionato, insomma, che nessuno si aspettava. Era questa la nostra ultima notizia. Come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.